Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi partenza in solitaria, c'è solo la mia assistente Francesca che sta riprendendo, perché andiamo a prendere Fabio alla stazione di Ferrara. Torna da Milano perché ha fatto la Goat League, è andata male coi Blancos, e poi dopo direzione Rovigo. Tra l'altro ragazzi, c'è una piccola sorpresa per voi quest'oggi, per coloro che verranno a sostenere Fabio. Cosa abbiamo nella busta? Cosa abbiamo nella busta? Non si può dire, ma ve lo sveleremo. Sarà un piccolo regalo per qualcuno di voi che verrà presente oggi al palazzetto dello sport di Villa d'Osa. Abbiamo messo una storia su Instagram, quindi vediamo chi accetterà l'invito e chi sarà il vincitore di questa. Ovviamente questo piccolo regalo è per il traguardo dei 100.000 iscritti, questo fantomatico obiettivo che non raggiungevamo mai, era più ambito ormai dello scudetto del Napoli. Ce l'abbiamo fatta, non vi voglio spoilerare nulla, lo vedrete man mano. Adesso andiamo a recuperare Fabio. Fabietto ci sta chiamando, attenzione. Ecco il micetto. Eccolo, povero. Si nasconde. Lo abbiamo recuperato direttamente da Milano. Cosa vuoi? No. Ciao, ma come cosa vuoi? Da riprendere. Eh certo, la gente vuole sapere, la gente vuole vedere. Come è andato il viaggio, bro? Bene, tutto bene. Ciao, interessante questo documentario su di me. Allora ragazzi, manca un'ora, 59 minuti e 16, 15, 14, 13 secondi all'inizio di questa giornata, la terza. Fabio intanto si sta cambiando, tutto nudo, facciamolo vedere per le ragazze. Facciamolo vedere. Facci vedere, Fabio. Sono così. Ecco Fabietto, non vuoi rilasciare interviste oggi, perché? Ma perché? Spiegaci il perché. Non mi va. Allora facci sentire ora qualche tua vibes della partita che sta per iniziare. L'ultima, sei stato decisivo, oggi si innalza un pochettino la difficoltà della sfida, ma come pensi che andrà? Speriamo bene, siamo comunque sempre favoriti, però le partite sono tutte da vincere. E non è facile vincerle tutte, entrare sempre con la giusta motivazione. Come abbiamo visto nelle scorse due partite, alla fine sono sempre difficili da sbloccare, e quindi è importante farlo subito e fare il primo gol. Eh sì, tra l'altro la Sandotec ha 3 punti, una vittoria e una sconfitta, quindi oggi è un po' la prova del 9. Eh sì. E allora eccoci finalmente all'interno del Palasport di Villa d'Ose per assistere a quello che sarà il terzo incontro di questo campionato di Serie D di Futsal. Rovigo, Sandotec Sant'Anna, gli ospiti per ritrovare la via del successo che manca da 2 settimane. È stata una sconfitta l'ultima per 3-1 contro la Pernumia, che precede la vittoria però contro la Juvenile a Padova per 5-4. Quindi oggi vorranno sicuramente riscattarsi. Una partita che si preannuncia ostica, non facile, da sbloccare il prima possibile, onde evitare i demoni, i fantasmi che si sono visti già la scorsa settimana dopo un tempo dove il risultato proprio non voleva sbloccarsi dalla parità che ha sancito appunto la prima frazione di gioco conclusa per 0-0. I ragazzi di Mister Gonzato invece oggi vorranno ottenere il terzo successo di fila, un obiettivo, quello del Rovigo, che conosciamo bene, vincere il campionato. E oggi bisogna appunto allungare, forse la prima partita più difficile da quando è iniziata la stagione. Bisognerà vedere anche se riusciranno a rispondere positivamente alle pressioni che l'ambiente ha inevitabilmente a seguito di quelle che sono le ambizioni di una vittoria del campionato, che comunque sappiamo che non è mai facile poi trovare la vittoria, e riuscire a portare a casa un campionato. Sulla carta si può fare, ma andiamo a vedere sul campo se poi questo è realmente possibile. Tuffiamoci, immergiamoci all'interno dell'incontro della terza giornata di Serie D di Futsal. Rovigo, Sandotec Sant'Anna, andiamo a vedere. Com'è fotografa? D'apposta. Allora ragazzi, le due squadre sono nello spogliatoio per fare il riconoscimento dal direttore di gara. Noi abbiamo posizionato tutte le telecamere, ho visto tanta tensione sui visi dei giocatori che sentono tanto questa partita, lo sanno. Sanno che è la più difficile di queste tre fino ad ora, una partita sicuramente alla portata, però il campo si sa, è l'unico giudice di questo sport. Allora noi adesso andiamo a vedere cosa succederà. Allora eccoci in fase di telecronaca come ogni giovedì per seguire assieme quello che sarà questo terzo incontro del campionato di Serie D di Futsal. Quest'oggi al Palasport di Villa d'Ose arriva il Sandotec Sant'Anna, reduce da una sconfitta casalinga per 3-1 contro il Pernumia. Vorrà sicuramente riscattarsi, mentre i ragazzi di Mauro Gonzato dovranno dare continuità di prestazioni dopo gli ottimi 2 successi, i primi di questa stagione. Però si sa, il campionato è maledettamente lungo, e come dimostra la classifica, il primo posto momentaneo è sicuramente insignificante. C'è da rimboccarsi le maniche ad ogni partita, perché la stagione è complicata, burrascosa e ricca di ostacoli. Adesso andiamo a scoprire le formazioni. Per il Rovigo troviamo Pasello in porta, difeso dal ritornato Morello, laterale destro Fabio, a sinistra Cerrudo e come pivot Garofalo. Dalla parte opposta rispondono così i ragazzi di Bellesso, con Benetello in porta, difeso da Crosta il capitano, a destra Zanazzi, a sinistra Garbine, come pivot Giacomazzo. Ormai è tutto pronto, si attende solamente il fischio del direttore di gara, che arriva ora a sancire l'inizio di questa terza giornata del campionato di Serie D di Futsal. Buono spettacolo a tutti, e speriamo che quest'oggi il traguardo dei 100.000 iscritti possa essere festeggiato con il terzo centro di questo campionato. Ma torniamo alla partita con Ezequiel Morello in conduzione, vuole all'indietro Sherwood, poi suola elegante la finta per Garofalo, che torna dal 14. Benetello gli sbarra subito la porta in faccia, il numero 12, ma sarà calcio d'angolo. Sherwood, Morello dentro per Garofalo, che ha spazio! Ha provato il destro, si è lamentato un po' Cerudo, che forse avrebbe voluto la palla sul secondo palo, però cenno di intesa tra i due.
Pasello dentro Morello, la verticale è un po' rischiosa, capisce tutto Garbin che può ripartire, poi Cerud cerca di riparare i danni, non ce la fa, ancora Giacomazzo che torna dal 17, mamma mia che rischio qui per il Rovigo, vicinissimo alla rete dell'1-0 il saldo Tech. Cerud adesso gestisce con la collaborazione di Ezequiel Morello, scucchiaia elegante per Garofalo, la sponda di petto, poi la palla gli rimpalla lì, cerca anche la conclusione, un po' difettata, riparte allora il 7 Giacomazzo che pensa al destro, Pasello gli dice di no e poi Ezequiel Morello rinviene sul 7 prima che quest'ultimo possa ipotecare il tapin dell'1-0. Garofalo, Cerud, il destro rimpallato, attenzione, si addormenta il 7, riparte Garbin, fallo. E qui è già un fallo d'ammonizione, ingenuità da parte di Eman Cerud che ha lasciato la palla lì, pensava magari uscisse, così non è stato, primo giallo di questa sfida. Morello vuole all'indietro Cerud, classico gioco di suola, poi verticalizza in un qualche modo per Garofalo che con il tacco non riesce comunque a costruire un pericolo consistente per la difesa del Saldotec. Zanazzo in conduzione vuole il centro, ne capisce però le intenzioni Fabio Denny che ora può ripartire in 2 contro 2 con Cerud, decide di fare tutto da solo Fabio Denny, il suo tentativo finisce lato. Garbin, crosta! Sinistro ripalato proprio da Fabio, attenzione Cerud prova a mettere ordine, ora tanta confusione, capisce tutto Albiero che si gira, il suo tentativo però finisce ampiamente lato. Cerud, Garofalo cerca di giocare la sfera dalla parte opposta, il suo passaggio però viene intercettato proprio da Cerud, in ogni caso ci arriva il 14 Morello e si siede sul pallone, in questo caso il numero 12 del Rovigo, Benetello, rivediamo che qui dal replay una parata praticamente di sedere, riesce comunque a neutralizzare così il tentativo del giocatore veneto-argentino, proprio Ezequiel Morello, suola ancora, cerca lo spazio per il destro, lo trova ora, ancora una volta Benetello, Morello da calcio d'angolo, va dal 7, il dialogo tra i due, ancora il 14, cerca di imbucare, la palla arriva in un qualche modo a Zanazzi che cerca la conclusione, voleva l'Eurogol, aveva visto Pasello leggermente fuori dai pali, Fabio. Garofalo non gestisce bene questo pallone, ma arriva lo stesso Morello, l'uomo più pericoloso del Rovigo. Fino ad ora la camisetta con la 14, Ezequiel Morello. Intanto entra un altro Fabio, in questo caso Di Mauro, a cercare di smuovere la partita quando è passato circa un quarto d'ora. Di Mauro, Morello, torna sempre dal 9 che vuole inventare, cerca una soluzione, le finte con la suola e poi Benetello a dirgli nuovamente di no. Buona la prestazione del 12 fino ad ora, Albiero. Fabio capisce le intenzioni, può ripartire ora il Rovigo in 3 contro 3, in buca per Garofalo, il tunnel su crosta, però non riesce a servire ugualmente Cerud. Riparte il 6, dentro la palla per Zanazzi che prova il destro, murato da Fabio, la palla è ancora viva, è ancora Fabio, può ripartire, sprintare, poi bella la trama di gioco per Chinaglia, bella l'idea del capitano del Rovigo, altrettanto la chiusura da parte di Crosta, poi Zanazzo. La palla lunga, capisce tutto il 17 che l'allontana, il suo rinvio diventa un assist per Garofalo che fa fuori secco Maniero, ma non Benetello che rinviene su di lui e innesca nuovamente Zanazzi che cerca il dribbling, poi fallo da parte di Garofalo. Di Mauro, Guaraldo, dentro per Garofalo che vuole e trova Fabio, ma è tutto chiuso, il 9 ha bisogno di assistenza, la trova nel solito Eros Guaraldo. Chinaglia, Di Mauro. Le finte con la caviglia, poi cerca ancora un compagno, suola all'indietro proprio per il 17 che ora ha spazio, pensa alla conclusione e la prova. Il suo tentativo non va poi così lontano dal palo. Il 3, dentro per il capitano, di fronte a sé c'è il neoentrato Loman, lo serve il 17, cerca di lavorare questo pallone Giulia, non ce la fa. Lo recupera però in un secondo momento, poi Fabio Di Mauro, le finte su Ranzato, lo fa fuori secco il 9, dentro per il 20 e arriva alla rete dell'1-0, firmata Julian Loman, una giocata bellissima quella di Fabio, Loman è sul secondo palo dove deve stare e tapin vincente per il Rovigo che sblocca una partita non facile, si stava complicando sempre di più, intanto rivediamo anche quello che è successo dal replay, bellissimo il gioco di prestigio da parte di Fabio, poi ripeto, Loman fa quello che deve fare, sta in quella zona di campo e con l'interno del piattone destro riesce a imbucare così per la rete valevole l'1-0, ma si riparte con Chinaglia che va da Fabio Di Mauro, il 9 gestisce palla, è riuscito a dare subito un'impronta importante a questo match, vediamo se sarà comunque un contraccolpo psicologico considerevole per il Saldotec o se riuscirà a rifarsi, intanto Chinaglia si va a riprendere un pallone, ancora Chinaglia, il suo destro viene nuovamente murato da chi se non Benetello che oggi non è in vena di fare regali, vediamo con la parte esterna del piede sinistro, riesce a deviare in calcio d'angolo che batte proprio Guaraldo dentro Chinaglia, questa volta alto il suo destro, tentativo comunque sotto controllo da parte del 12, Di Mauro, Guaraldo, sempre Fabio Di Mauro
che punta a secco maniero Fabio Di Mauro alle finte della forbice. Se ne va sull'esterno Di Mauro dentro Lohmann, anticipato da un giocatore avversario, ma non è finita. Ancora Di Mauro col destro, murato dal 4, e riparte ancora Ranzato. Tanta confusione, rimessa laterale per il Rovigo. Luato dentro Guaraldo, aperto a sinistra c'è Fabio, lo vede il 3. Ancora Di Mauro, cerca tracce interne, non le trova, bisogna andare per quelle esterne con l'assistenza di Lohmann. Dunque Loato dentro, il pallone smanacciato via da Benetello, e riparte ancora una volta Maniero dentro per il 15, ad un passo dal centrale il bersaglio grosso, lo specchio della porta, forse anche deviazione da parte di Fabio, ma seguiamo Morello, servito da Loato da calcio d'angolo. Ancora il 14, il tentativo rispinto da Benetello, ancora Morello dentro Loato, non riesce però a servire Garofalo. Maniero riparte, ma ne capisce le intenzioni di Mauro. Dunque Raff, che cerca l'aiuto di qualcuno, la trova in Fabio, è tutto aperto lato dalla parte opposta, cerca di servirlo il 9, poi il 3 va dal 10, non si capiscono, la palla finisce fuori. Zanazzi va all'indietro a servire Maniero, il controllo di Suola, poi va al destro, respinto da Garofalo. Fabio dunque fa ripartire proprio il 10 vis-à-vis con Benetello, e poi Maniero rischia l'autorete, avrebbe potuto forse fare qualcosa in più qui Raffaele Garofalo, che conquista un altro pallone su Giacomazzo. Ancora Garofalo, il sinistro, palla fuori. Ci sta andando vicinissimo alla rete personale, la quarta di questo campionato, Raffaele Garofalo. Crosta verticale dentro Giacomazzo, che si gira, il suo tentativo respinto proprio da Morello. Riparte Loato, Morello, verticale, buona per Garofalo che difende questo pallone, c'è anche Fabio. Garofalo preferisce fare tutto da solo, riconquista la sfera Benetello, che poi fa ripartire subito Giacomazzo. Ancora il 7, allarga dentro per Zanazzi, che buca sul primo palo Pasello e fa 1-1. Pareggia i conti il numero 10 del Saldotec Sant'Anna. Qui davvero una ripartenza letale che è costata la rete dell'1-1. Rivediamo anche cosa è successo da replay. Bravissimo Benetello a leggere prima le intenzioni, a far ripartire il 10, che poi davanti alla porta glaciale dopo l'assist di Giacomazzo, che lo ha servito veramente coi tempi giusti. Forse Pasello avrebbe potuto fare qualcosina in più in questo caso, ma si riparte con Fabio che cerca di stanare la difesa avversaria, non ce la fa. Dunque Loato, Scherrud e Fabio sul punto di battuta, vediamo cosa combineranno su questo calcio di punizione. Il 7 tocca per il 9, Benetello disinnesca nuovamente, poi ancora Scherrud, la palla resta viva, viene allontanata dalla retroguardia avversaria e si conclude così la prima frazione di gioco. Il punteggio dice 1-1, un Rovigo non troppo in palla, sta concedendo un po' troppo, il Saldotec ci sta inzuppando il pane. E allora eccoci al termine dei primi 30 minuti di gioco, il punteggio dice Rovigo 1, Saldotec 1, una partita equilibrata, gli ospiti molto bravi a partire di partenza, a punire al momento giusto, una squadra che non ha mai mollato, anche dopo il gol dell'1-0 del Rovigo, firmato Lohmann su un bellissimo assist di Fabio, una giocata sicuramente considerevole, non si è disunito, una squadra che ha continuato ad andare ai mille all'ora, si è chiusa, una squadra molto umile, a tratti ha ricordato tantissimo la Juvenilia Padova, partita praticamente fotocopia, con l'unica differenza che comunque la Saldotec Sant'Anna non si è disunita, è rimasta compatta e si vuole giocare questa partita fino all'ultimo. Sicuramente la superiorità dei padroni di casa del Rovigo pare evidente. Da fare un plauso anche al pubblico che c'è quest'oggi a sostenere Fabio e anche a festeggiare questi fantomatici 100.000 iscritti, di cui vi ringraziamo tantissimo, e vi ricordiamo anche di iscrivervi al canale qualora non lo foste già, non vi costa niente, è gratuito, quindi fatelo. E ringraziamo anche tutti i tifosi che dopo li andremo a sentire nel post partita, c'è una piccola sorpresina per loro. Però vediamo innanzitutto come finirà questo match. Serve la giocata del singolo, serve una prestazione da grande squadra per portare a casa gli altri 3 punti di questa stagione. Allora andiamo a vedere in questo secondo tempo quale sarà l'epilogo di questa sfida. Dunque eccoci in questo secondo tempo per seguire assieme quello che sarà l'epilogo di questa sfida. Mister Rossini dà indicazione a Fabio mentre gli ultra del Rovigo rientrano al palazzetto dello sport di Viradose, giunti quest'oggi per festeggiare lo storico traguardo dei 100.000 iscritti, giunti al palazzetto in bicicletta. Qualcosa da sottolineare intanto: la concentrazione dei giocatori che stanno riscendendo in campo con Raffaele Garofalo, che sancisce l'inizio di questi secondi 30 minuti di gioco, affidando la sfera a Morello, che la affida nuovamente a Garofalo, che cerca di lavorarla ma non ci riesce bene. Giunge anche Fabio, il suo tentativo però viene disinnescato da Benetello. Di Mauro in verticale per Garofalo, che gestisce un altro pallone, rivendica la sfera ora Ezequiel Morello, lo accontenta il 10, il 14 cerca una soluzione, la trova nel 9 che ora vuole fare fuori mezza squadra. Giacomazzo se la va a riprendere, ma se la va a riprendere anche un generosissimo Fabio, che va dall'altro Fabio, quello con 2B. Dunque Ezequiel Morello, il doppio passo, le finte, la sposta sull'esterno, la palla è ancora viva, Garofalo, e arriva alla rete del nuovo vantaggio, firmata Raffaele Garofalo, quarto centro in campionato per lui, e ora è di nuovo vantaggio del Rovigo. Un gol importante che viene messo a segno dopo 5 minuti di questo secondo tempo, ma vediamo quello che è successo dal replay. Ezequiel Morello, ottimo il suo lavoro, poi Benetello devia involontariamente sul capitano Crosta, Garofalo se la trova lì per il tapin che vale il 2-1, che porta nuovamente in vantaggio il Rovigo. Vediamo come gestirà
questo 2-1 con Morello che va dentro da Fabio Di Mauro che prova ad accendersi e prova ad accendere il mancino! E per un pelo non riesce a inquadrare lo specchio della porta e a portare la propria formazione sul 3-1. Ma seguiamo Benetello che rinvia, capisce tutto Fabio che cerca in verticale Garofalo, non lo trova. Crosta invece trova Zanazzi dalla parte opposta. Zanazzi! Mamma mia, quanto ha rischiato qua il Rovigo. Ed ora calcio di punizione con Morello che dialoga con Fabio. Il 14 va dall'11, ne esce fuori un pasticcio e Benetello fa ripartire in profondità Giacomazzo vis-à-vis con Pisa e Giacomazzo! Mamma mia, quanto ha rischiato qua il Rovigo e cosa ha sciupato Giacomazzo. Intanto esce Fabio Di Mauro, entra Ayman Sherrud, perplesso il 9, Benetello, Zanazzi, dentro per Albiero! Mamma mia, un super Pisa gli dice di no, ma adesso sta giocando col fuoco la formazione di Mauro Gonzato. Morello, profondità per Garofalo che cerca di lavorare questo pallone, lo gioca per Ghinaglia. Il 17 subisce probabilmente un fallo, non secondo il direttore di gara. Allora può ripartire Garbin che va da Zanazzi. Ancora il 10, uno sguardo al centro, gioca la sfera ancora per Garbin e arriva la rete del 2 pari. Il Rovigo non c'è, il saldo texantano invece ha messo la quinta e sta imponendo il proprio gioco al Palasport di Villa d'Ose. Due le invenzioni di Zanazzi che prima trova la rete e poi trova uno splendido assist, una trama perfetta con Garbin che si inserisce coi tempi giusti. Forse c'era il fallo su Ghinaglia, c'è da dire, però troppo passiva la difesa, forse anche Garofalo un passo indietro. Se fosse stato un pelo più avanti avrebbe potuto anticipare il tentativo di gol del 17. Intanto brutto il fallo di Ghinaglia, bella però la trama di gioco di Loman, si prende il cartellino giallo anche il capitano del Rovigo, adesso anche un po' di nervosismo probabilmente con Mauro Gonzato che dà indicazioni all'Oato. Sherrud prova ad allargare il gioco e ce la fa con l'assistenza del 4 che va dal 3, Guaraldo pensa alla conclusione, carica il mancino, finisce sulla parete, diventa un assist per Benetello che fa ripartire in profondità proprio Zanazzi, ci mette una pezza proprio lo stesso Guaraldo, ottima la chiusura di testa. Sherrud, Loman cercava un'invenzione, prova a sgusciare in mezzo a due, in mezzo a tre, poi deve affidare la sfera a qualcuno, lo fa dandola all'Oato, poi Guaraldo va da Sherrud che poteva anche calciare, perde il tempo, deve ripartire sempre con l'assistenza di Loato. Ancora il 7, va dal 3 che cerca ora di disegnare una trama di gioco e ce la fa nella maniera più interessante possibile con Loman. Sherrud che sbaglia tutto, attenzione, manda di fatto Zanazzi in 2 contro 1 con Loato, la palla giunge in un qualche modo a Ponchio, Ponchio! E arriva la chiusura di Pise. Qui la stava combinando grossa Sherrud che sbaglia un altro passaggio, attenzione ancora Zanazzi che può ripartire, punta a secco Guaraldo, Zanazzi, Pisa ancora una volta monumentale, davvero ottima la sua partita quest'oggi. Sherrud punta all'uomo, cerca lo spazio per il destro, ancora una volta Benetello disinnesca, intanto rientra Fabio al posto di Loato in questi ultimi 8 minuti di gioco, cerca di mettere la quinta anche il Rovigo e prova a farlo passando attraverso le invenzioni del folletto di Rovigo, ma prova ora un altro folletto a fare la magia, ovvero Morello, non ce la fa. Di Mauro, proprio per Ezequiel Morello che torna dal 9, Fabio Di Mauro che punta l'uomo, la solita eleganza di Fabio, poi il suo sinistro rimpallato dal 4 deve tornare dall'uomo più arretrato del Rovigo, il nome corrisponde a quello di Ezequiel Morello. Il 14 va dal 9, i due si intendono a meraviglia, intanto anche un contatto all'interno dell'area tra Giacomazzo e Garofalo, tutto regolare secondo il direttore di gara, poi Fabio prova ad imbucare ed ecco ora scintille da parte del 7 e Dani del 10 dice che si è lasciato andare, chissà se è realmente così, ma seguiamo Fabio, non c'è un attimo di respiro, va da Morello, Morello dentro Garofalo, assurdo il gol che ha fallito e poi Fabio in una seconda istanza, Benetello a dirgli di no, rivediamo quello che è successo dal replay, il pallone è messo al centro e incredibilmente Garofalo non riesce a centrare la porta bensì il palo, poi il secondo tentativo quello di Fabio, interessante ma a deviare il suo sinistro e il difensore con la 4, Pittarello che smenta la minaccia, intanto maniera all'indietro per crosta, da questa è Garbin che si affida a Benetello, Fabio attenzione lo presta Benetello due volte, mamma mia la stavano per combinare grossa qui Garbin e Benetello, Fabio stava per fare il gol più brutto della sua carriera quanto il più importante, 3-2 a 2 minuti dalla fine sarebbe stato provvidenziale, così non è stato, ottimo il secondo riflesso come abbiamo visto anche nel replay. Ma si riparte con Ezequiel Morello che va da Fabio Di Mauro, attaccato da Garbin, calcione da parte del 17, nessuna sanzione però disciplinare da parte del direttore di gara. E ora Morello, il tiro rimpallato, poi Fabio Di Mauro, maniero! Ed infine Giacomazzo si rifugia in fallo laterale, sta premendo sull'acceleratore il Rovigo. Di Mauro servito da Fabio Di Mauro, il suo tentativo è di facile presa per Benetello. Ancora Fabio, va dalla parte opposta in cui aveva pensato inizialmente, serve Garofalo, il 10 va dal 9. Prova a distanare la difesa avversaria, sfida Garbin in uno contro uno, Fabio Di Mauro, le finte di direzione, prova a replicare la giocata del primo tempo, poi Garbin fallo, a palla lontana da parte del giocatore con il numero 17, il secondo intervento poco pulito che compie nel giro di pochi attimi, giusta l'ammonizione, d'ora Ezequiel Morello su calcio di punizione, va al destro maniero, diventa portiere di movimento e salva la propria squadra, rivediamo anche qui cosa è successo dal replay, davvero monumentale il giocatore con la 6.
che toglie le castagne dal fuoco e salva il proprio team quando ormai la partita è finita, perché siamo al secondo minuto di recupero dei tre dati a disposizione dal direttore di gara. Lo sa Fabio, che prova a costruire qualcosa con Sherwood. Il Rovigo ora ha inserito anche il portiere di movimento che porta il nome di Morello. Vediamo come verrà adoperato. L'importante è non perdere il pallone, lo sa Mauro Gonzato, lo sanno i suoi. Fabio, adesso proprio a scongiurare le mie parole, stava per regalare un pallone sanguinolento a Garbin, che preferisce scaraventarlo altrove piuttosto che gestirlo. Garofalo, servito da Morello, uno sguardo al centro, mette questo pallone allontanato da Benetello. E poi attenzione Giacomazzo, che ha cercato la porta perché non era ancora rientrato tra i pali. Morello, un generoso Fabio, prova a dare ultime speranze ai suoi, difende la palla dalla pressione avversaria. Dunque Fabio con 2B prova a sprintare, bella la palla in verticale per Garofalo. C'è Fabio che vorrebbe la sfera, lo accontenta ora Fabio Di Mauro dentro per Cerruda, attenzione, e si conclude qui la sfida con l'ultimo tocco provvidenziale di Benetello a sancire quello che è senza se e senza mai sicuramente l'MVP di questo incontro. Molteplici le occasioni sventate, bella qui la palla di Fabio direzionata a Iman Sherwood. Purtroppo la fortuna non è un qualcosa che ha albergato in quel di Rovigo quest'oggi. Un 2-2 comunque da cui ripartire prossima settimana contro il Medwork. Intanto bellissima la standing ovation da parte di tutto il Palasport di Villadose a salutare i propri beniamini così. Allora ragazzi, non è bastato l'assalto finale dei ragazzi di Mister Gonzato, non sono riusciti ad ottenere i 3 punti, primo pareggio stagionale, una partita equilibrata, la squadra di Fabio avrebbe sicuramente potuto fare qualcosina in più, sulla carta pareva ampiamente superiore, però non è riuscita a chiudere una partita che è rimasta sempre in precario equilibrio. Molto bravi i giocatori del Saldotec Sant'Anna comunque a rimanere lì fino all'ultimo, a crederci, e poi dopo hanno anche rischiato di portarla a casa paradossalmente, perché al netto delle occasioni più o meno siamo stati lì, seppur nel finale Garofalo era ad un passo dalla rete che avrebbe portato il Rovigo al 3-2 e alla terza vittoria consecutiva in questo campionato. Adesso bisogna ripartire dalla prossima settimana, ma prima di questo ringraziamo tutti voi per questo storico traguardo dei 100.000 iscritti. Siamo partiti il 13 maggio del 2012, 11 anni e mezzo dopo siamo arrivati a questi 100k, ce li vogliamo godere tutti, vogliamo ringraziare uno ad uno, ed infatti abbiamo preparato una piccola sorpresa per voi, come vi dicevamo anche nelle storie su Instagram. Adesso andiamo a scoprirla con Fabio e con tutti coloro che ci hanno sostenuto anche nel corso di questo match, tra l'altro pubblico fantastico, e ringraziamo ognuno di voi. Andiamo. Rovigo, non parla tanto! No! Mi sono piaciuti i cori! Sì, e lui è l'uomo copertine, colui, esatto, che si mette a pregare Fabio Di Mauro. Oggi le preghiere non sono funzionate però. Infatti dice che merita il regalo. Ragazzi, mi spiace di come è andata la partita e che non sono riuscito a segnare, perché l'esultanza di oggi, ragazzi, sarebbe stata particolare. Avrei voluto farvi vedere una maglia per ringraziarvi tutti dei 100.000 iscritti. Ancora vi ringrazio tantissimo. Grazie mille di questo traguardo, era davvero tanto che cercavamo di arrivarci. Vi faccio vedere la maglia che dovevo far vedere. Purtroppo non ci sono riuscito. Questa. E per ringraziare tutti voi che ci sostenete, oggi questa maglia andrà ad uno di quelli che ci sono venuti a sostenere oggi, che veramente ha fatto un casino assurdo, e li ringraziamo tutti. Dobbiamo decidere chi merita questa maglia. Okay. Sentiamo intanto i ragazzi, coloro che hanno fatto il tifo per Fabio Di Mauro tutto il tempo. Era lei il capultra di oggi? Sì, partita 2-2, onesta, ce la meritavamo noi. Ve l'aspettavate questo 2-2? Con Fabio in campo, l'ultima volta ha segnato una tripletta, avevamo molte aspettative, è mancato il gol. Ha ragione, fanno bene a pretendere di più. Però prossima volta ancora più carichi. Come vi siete organizzati per portare il megafono e tutti voi in generale? Ma oggi avevamo un bongo in realtà, prossima volta porteremo qualche tamburo un po' più grande. Va bene. Adesso raga, però il problema qual è? A chi diamo la maglia di voi? Io la darei a chi ci ha prestato la penna, non perché ha fatto il capultra. Direi che è meritata da capultra. Te la segno, grazie mille a te. Fabio! Dopo non segni più, eh.
Allora, eccoci nel post partita della terza giornata del campionato di Serie D, Gironi D di Futsal del Veneto. Il punteggio purtroppo finale dice 2-2, pareggio contro la Saldotec Sant'Anna, una partita estremamente ostica. Cos'è che non è andata secondo Fabio Di Mauro? Cioè, non saprei neanche dirti perché sono state un po' di cose. Anche a livello personale potevo fare di più. Non so, mi sembra che sia mancata un po' di organizzazione in generale, sia offensiva che difensiva. È mancata un po' l'incisività, forse è mancata anche un po', come dicevo, la mia individualità. Mi sentivo un po' meno reattivo del solito. Siamo un po' tutti colpevoli. Penso che alla fine ci siamo meritati questo pareggio. Non abbiamo reso al top e ci deve essere da lezione per le prossime partite. Eh sì, l'ultima partita, come ti dicevo, sembravi Roby Conti Superbike. Quest'oggi hai tirato veramente poco. Come mai? Dopo la tua critica ho capito che forse devo tirare di meno e niente, quindi... Però non hai proprio tirato, cioè sei passato da un opposto all'altro, bro. Le situazioni erano le stesse, se non tiro in una situazione non devo tirare neanche in quella dopo, altrimenti perché... Se è la stessa situazione, se ho sempre lo spazio lo ritiro sempre. Come faccio a scegliere quando no, quando sì, invece? Secondo me nell'ultimo frangente, o perlomeno negli ultimi 3-4 minuti, c'era da far uscire un pochettino un po' più la tua individualità. È mancato qualcosa, c'è da dire che anche il giro palla molto lento. Rispetto alle scorse partite, veramente un rovigo a tratti irriconoscibile. Cioè alla fine quando c'è il portiere in movimento l'importante è non perdere palla. La giravamo di più cercando gli spazi e comunque abbiamo sbagliato alla fine sempre l'ultimo passaggio. Per quanto riguarda la GOAT League, abbiamo sentito del gol dell'assist, l'ha definito così il pancio. Possiamo dire che oggi Fabio ne ha fatto uno, che porta quota 3 nel suo bottino personale degli assist. Non è arrivata la rete, qualche rimpianto c'è, però comunque c'è la soddisfazione di aver portato a casa almeno un assist, un obiettivo personale. Non sono felice di oggi perché non abbiamo portato a casa i 3 punti. Quando non vinciamo conta poco, gol, assist o quello che ho fatto. Non abbiamo vinto e niente, non mi va bene questa cosa. Dovevamo vincere perché sulla carta erano più forti e dobbiamo vincere campionato. Allora ragazzi, noi adesso vi abbandoniamo, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, commentare, condividere, spammare il canale dappertutto, e adesso possiamo dire road to 200k. Andiamo con calma, 110k. 101. Ci abbiamo messo 11 anni e 5 mesi all'incirca per raggiungere 100.000, quindi ad occhio e croce quando avrai 32-33 anni saremo 200.000 iscritti e festeggeremo questo traguardo assieme. È già tanto essere arrivati a 100.000, quindi va bene così. Ringraziamo ancora tutti e niente, ciao ragazzi, al prossimo video. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing.